È iniziata questa mattina la 3 giorni dedicata alla quarta edizione dell'Air Day Capod'Orlando. Siamo stati al parco di Scafa per conoscere i protagonisti di questa prima giornata. È una degli ospiti del parco di Scafa in questa prima giornata dell'Air Day con questo laboratorio che si chiama il Cartolaio del Bosco. Adesso ci illustrerà un po' come funziona. Sì, grazie. Il Cartolaio del Bosco è un format didattico di educazione alla sostenibilità e cerca di coinvolgere tutti i sensi dei bambini nel concetto del saper fare. Saper fare in maniera lenta e il saper fare senza la necessità di dover per forza comprare tutto quello che è necessario in genere per fare le attività didattiche. Attraverso l'esplorazione si raccolgono i materiali, i tesori in natura e dopodiché si iniziano a realizzare penne, pennelli, colori, facendo anche una mappa conoscitiva del luogo che si sta esplorando. Quindi è un modo per amare la natura, conoscendola appunto con tutti i tatti. Oggi per esempio faremo il Pantone dei colori. I ragazzi delle scuole superiori al momento sono giù a fare l'esplorazione, hanno solo una bustina di carta, porteranno qui dei fiori, dopodiché realizzeranno un Pantone dei colori della giornata dell'Art Day. Preparare gli ingredienti, di progettare bene il laboratorio didattico, ma di non strutturare mai il risultato finale. Quindi è molto spontaneo ed è aperto a tutte le fasce d'età. Noi facciamo delle escursioni con i bambini, oggi qui nel parco li portiamo a visitare gli alberi e gli spieghiamo che tipi di alberi sono, che tipi di frutta fanno. Saranno accompagnati in piccoli gruppi da noi dove andiamo a spiegare il tipo di albero, tipo di foglia che ha, il frutto che fa e quando fiorisce, e poi gli spieghiamo anche le erbe, se sono velenosi, se non sono velenosi, se si possono mangiare. C'è anche in programma un trekking che riguarderà invece il territorio di Capod'Orlando. Sì, certamente. Questo lo facciamo la mattina di domenica partendo alle 9, facciamo una bellissima camminata lunga circa 10 km che salirà intorno a questa vallata di Scafa dove ci sono tantissime fontane, infatti l'abbiamo chiamato il trekking delle fontane e andiamo a spiegare queste fontane, l'acqua che producevano, che producono ancora attualmente, che vanno a irrigare orti, vanno a irrigare campi, tutte queste bellissime realtà. Da anni che cerchiamo di invogliare la gente a camminare, a venire con noi. Noi facciamo normalmente escursioni sui Nebrodi, facciamo sia in bicicletta che trekking e negli ultimi anni abbiamo visto che ci siamo incrementati moltissimo perché tanta gente vuole ritornare alla natura e vuole scoprire i suoi territori e godersi quella bellissima giornata che viene con noi a visitare i nostri Nebrodi, che sono la nostra perla della Sicilia, possiamo dire. Alle 9 a Villa Bagnoli. Il pranzo non è a Non è a sacco, sacco perché vengono. poi vengono a mangiare qua perché c'è un pranzo vegano organizzato dal parco. Io mi chiamo Maria Ricci, sono insegnante di yoga per bambini con il metodo Balya Yoga, che è un metodo creato dai miei insegnanti Gianni Zollo e Barbara Ladisa. È riconosciuto dall'Oxen e anche dallo Yoga Alliance International. Lo scopo di Balya Yoga, che appunto è stato creato per i bambini dai 3 ai 13 anni, è quello di far conoscere ai bambini questa disciplina. I benefici dello yoga per bambini, dello yoga in generale, ma dello yoga per bambini, è quello di acquisire una maggiore conoscenza del corpo, del proprio corpo, a livello fisico, quindi anche a livello di flessibilità, di equilibrio. Il respiro è molto importante in questo caso. Perché a differenza degli altri, dello yoga in generale per adulti, nello yoga per i bambini non si applica nessuna pratica di respiro, nel senso se non quella di inspirare ed espirare, non si fa nessuna ritenzione del respiro, non andiamo in apnea, ok? Perché appunto poi ne potrebbero conseguire delle difficoltà. A livello fisico. Inoltre, a parte i benefici fisici, ci sono anche quelli Sì, dici. mentali, sì, perché il bambino piano piano inizia ad ascoltare il proprio io. Lo yoga non è competitivo, quindi il bambino ascolterà il proprio corpo, rispetterà i limiti. E piano piano inizierà anche ad ascoltare, ad imparare il silenzio.
che è molto importante durante il rilassamento, dove mente, corpo e cuore parlano fra di loro, si fanno una chiacchieratina, e anche durante la meditazione. Prima magari cantano un mantra, è il Babanam Kevalam, che significa tutto è infinito amore, perché d'altronde tutto ciò che ci circonda, soprattutto qui oggi e per i prossimi 2 giorni, è infinito amore. L'appuntamento quindi qui sarà in questi 3 giorni? Allora, Parco Scafa, la mattina dalle 9.30 alle 12.30, mezzogiorno alle 12.30, con appunto Balia Yoga, e poi siamo solo qui di mattina per il Balia Yoga, poi il Parco Cinque Sensi sarà di pomeriggio al Porto e poi a Capo d'Orlando, sì, l'isola pedonale.